Ma essenzialmente partirei col dire che, nonostante i buoni propositi di una minoranza costruttiva e collaborante, a Disunita si perde dietro a polemiche sterili e inutili. In primo luogo perché il consiglio che io ho dato sull'utilizzo della Cunella, che voglio ricordarlo, è una strada di montagna, per cui con tutte le problematicità delle strade di montagna, è il consiglio che potrebbe dare, che so io, il rifugista del CAI in un rifugio che invita a usare le racchette o le ciaspole quando si va nella neve, piuttosto che i ramponi quando si va a scalare o piuttosto che tutti quegli automatismi di sicurezza quando nevica o quando piove per uno che va in montagna. Io ho consigliato utilizzare quella strada unicamente in caso di necessità e comunque con molta cautela, perché come tutte le strade di montagna le criticità esistono. L'intervento che noi abbiamo fatto l'indomani dello smottamento è un intervento che è stato esaustivo, per cui la situazione della Cunella, lo ribadisco come l'ultima volta, è tornata ad una condizione di sicurezza pre-ultimo evento alluvionale, per cui come è stata lasciata dall'amministrazione di Ardesia Unita, certo, a me farebbe piacere che le risorse arrivate attraverso la comunità montana d'Albime, che l'ex sindaco Bigoni ha stanziato sulla Conella, non venissero spese solamente da Villa Dogna, ma magari anche sul versante di Ardesio. È comunque una richiesta che farò alla collega di Villa Dogna nei prossimi giorni. Quanto poi alla questione della pista ciclabile, già ricordare che l'amministrazione di Ardesio Unita ha fatto un progetto nel 2012 di pista ciclabile di collegamento tra Villa Dogna e Gromo che farebbe diventare, secondo le loro intenzioni, la Cunella, una strada mista, ciclabile e motorizzata, ossia dove era previsto il passaggio sia di biciclette che di mezzi motore come ad oggi, che è una cosa infattibile e sicuramente lontano da tutti i sacri crismi di sicurezza. Voglio dire di più, la progettualità sulla quale abbiamo deciso di partire assieme alla provincia che ha dato la disponibilità a sviluppare questa progettualità internamente ai propri uffici si basa su un'idea progettuale che, partendo dal ponte di Villa Dogna sulla strada provinciale, sale lungo il versante destro del fiume Serio, ossia dietro gli abitati dei Gas, delle More e della Valzella, sino alla località Boschina, che diventerà presto di proprietà comunale grazie all'intervento del privato che realizzerà un distributore di carburante e cederà proprio la Boschina in proprietà al comune. Da lì, con una passerella ciclopedonale, si scavalcherà il fiume Serio e si andrà a innestare sul parco della Cunella. Dal parco della Cunella in avanti si potrà pensare a una duplice veste, quindi per ciclopedonale e motorizzata la Cunella, ma non sicuramente utilizzare la Cunella come voleva Ardesia Unita dall'area industriale di Villa Dogna fino ad Ardesio con una funzione mista,